i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, amici di LCN Sport, amici della calcio, ecco, day by day. È domenica 27 agosto 2023 e questa di fatto potrebbe essere l'ultima domenica senza calcio ufficiale dalle nostre parti. O meglio, per quanto riguarda la squadra più importante del territorio lecchese, chiaramente parliamo della nostra Calcio Lecco 1912, che si prepara a questo campionato di Serie B, speriamo, però bisogna attendere perché questi saranno i giorni dell'attesa verso l'udienza del Consiglio di Stato del 29 di agosto, con sentenza attesa per la mattinata del 30 di agosto. Quindi, come vi dicevamo ieri, il Lecco scoprirà in sede di calciomercato se potrà dare veramente un'ultima accelerata importante alle trattative, sempre in piedi la possibilità di chiedere una proroga, e fin lì sappiamo benissimo che questa è una possibilità che si potrà provare a cogliere eventualmente con sentenza in mano. Però comunque oggi Lecco continua a fare il suo mercato, continua a farlo, continua a lavorare, continua a cercare di inserire ulteriori tasselli. Ovviamente ci sono delle questioni che si sono un po' complicate, come quelle relative al pacchetto difensivo. E allora approcciamo subito così con il calciomercato, poi facciamo le altre considerazioni su quello che è successo anche ieri a Lumezzane. Vi abbiamo fatto ieri un grosso punto della situazione sul calciomercato e poi un richiamo in serata con quelle che sono state le ultime notizie, che non è che andiamo a inseguire ogni singola notizia, se no sarebbe uscito all news di quelli che prendono un po' tutto. Ovvero ieri mattina ci siamo svegliati, o comunque nel corso della mattinata, neanche troppo tardi, sono iniziate a uscire nuove voci, ovvero Berisha e Marrone sulla strada per Lecco. Allora, Berisha, diciamo che sì, è un elemento che Lecco ha chiesto a Lecce dopo aver chiuso la trattativa per Lemmens positivamente per l'esterno destro. I blucessi non si sono fermati lì e stanno andando a provare a prendere quantomeno il centrocampista. Parliamo di un giocatore estremamente interessante che l'anno scorso è il campionato di Primavera 1, e vi ricordo che Lecce è scudettato, quindi parliamo della miglior Primavera d'Italia a livello di risultati, quantomeno è stato uno dei grandi protagonisti, perché come appunto centrocampista offensivo va da sé, ha realizzato 10 gol e 4 assist in 36 partite in soli campionato e fasi finali. Lecce ha disputato solo due gare, semifinale con la Samp, finale con la Fiorentina, e ha appunto vinto il titolo di categoria. Quindi ecco che Berisha è un giocatore abbastanza vicino all'Ecco, quindi un altro Ernesto under 19 anni, classe 2003, quindi che va eventualmente a mettere gioventù, esuberanza e anche qualità tecniche in un reparto che comunque è ancora abbastanza scarno in questo momento, in profondo rifacimento, perché ci sono anche i giocatori che devono uscire. Discorso Marrone, un giocatore di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, perché è un giocatore straconosciuto per categoria, ha fatto la A, la B, la C, ha vinto scudetti, ha vinto campionati anche nelle altre categorie, quindi ecco, non parliamo esattamente di un elemento sconosciuto, anzi si allena da tempo col Crotone, aspettava una chiamata dalla B, Pisa, Lecco si sono informate e il Lecco ci è tornato a bomba dopo aver perso Di Gennaro, che è andato al Carrarese, perché su Marrone ovviamente sono state fatte delle valutazioni, si era andati verso un giocatore maggiormente marcatore. Il Marrone è un giocatore un po' alla Bonucci, anche cresciuto con quella scuola lì, non è propriamente un marcatore, è un giocatore che però sa impostare molto bene, perché è appunto un passato a centrocampista con la Juve, è un po' un piccolo Marchisio. All'inizio carriera li faceva un po' da alter ego, poi le carriere avanzano, ci si evolve, lui appunto è stato spostato lì in mezzo alla difesa a 3, quindi sarebbe un giocatore diverso rispetto a Battistini, tanto per capirci,
però ben sapete che Battistini spesso è chiamato a imbeccare soprattutto la punta fisica dei due che stanno davanti, oppure magari andare a cercare gli esterni. Ecco, con Marrone questa cosa si potrebbe anche andare a migliorare, perché appunto parliamo di un giocatore dal calcio molto pulito, molto preciso, ovviamente poi è anche un buon difensore, però appunto le caratteristiche sono magari quelle non del marcatore puro, ma del giocatore molto bravo in fase di impostazione. Di Gennaro sarebbe stato un elemento diverso, un marcatore alla Bianconi, quindi si andava su un altro tipo di elemento, capace anche di dare dei gol di testa, via dicendo, dar centimetri struttura. Ecco, magari questi centimetri e questa struttura è che può ottenere con più Riccio. Ecco, andiamo sul singolo cognome, non sul secondo nome. Chiudiamo prima il discorso Marrone, perché la trattativa Marrone in piedi non è lontana dalla fumata bianca, non è vicina, però Lecco tratta soprattutto sui bonus con il suo agente. Ci sono ottimi rapporti tra il direttore sportivo Fracchiolla e appunto Andrea Fulco, che anche la proprietà ben conosce, essendo lui anche l'agente di Simone Iocolano, che ha rinnovato con la Juventus Next Gen tra l'altro poche settimane fa, e sulla via della ripresa dopo l'infortunio al legamento crociato che ha patito inizio 2023, e quindi ecco che è stata ripresa in mano con serietà e con la voglia di andare a chiudere questo tipo di trattativa, che chiaramente anche comporta un investimento economico importante, zero per il cartellino perché il giocatore è svincolato, però sicuramente anche uno stipendio di un certo peso, immagino anche sul discorso commissioni ci sia da andare a ragionare. Dicevo di Alessandro Pioriccio della Juve, vi dicevo anche ieri, lui classe 2002, proprietà Juventus, è in uscita, tanta esperienza fatta in Serie C della squadra Next Gen, ha vestito anche la fascia da capitano in alcune circostanze, per lui il cambio numerico è abbastanza facile. Fuori Luca Stanga, che va verso Rimini, oggi nessuna ufficialità, comunque adentro Alessandro Pioriccio, giocatori diversi. Stanga non ha tutti quei centimetri, Pioriccio ne ha un po' di più, però comunque si va su un pari età, e un giocatore appunto come lo juventino che ha più esperienza rispetto a Stanga, che scusate, l'esperienza l'ha fatta soprattutto con Lecco e non ne ha fatta tantissima, anzi tra i professionisti l'ha fatta solo con Lecco. In precedenza ha giocato, come sapete, nella primavera del Milan, tra l'altro una primavera neanche particolarmente fortunata dal punto di vista dei risultati, lui era il capitano di quella squadra, e tenete conto che lui comunque ha fatto una presenza nel Milan campione d'Italia esordendo sul campo del Venezia al termine di una partita che il Milan era stato in grado di stravincere. Comunque vi avevo già detto, il contatto tra Fracchiolla e Giovanni Manna, i due si conoscono va da sé da tempo, anche l'anno scorso hanno chiuso delle trattative quando Fracchiolla era alla Virtus Francavilla e via dicendo, quindi chiaramente poi il calcio rimane un mondo piccolo, non pensate che ci siano chissà che strade. Sulla questione Fiordilino invece c'è da dare un aggiornamento importante, perché ricorderete, no, quello che vi dicevamo, ovvero non diamo per scontata la chiusura positiva di questa trattativa tra Venezia e Lecco dopo insomma la firma di Novakovic. C'è sempre stato l'interesse della Ferral Pisalo, che ecco, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, avrebbe accelerato e sarebbe veramente a un'unghia dalla firma del centrocampista veneziano. Quindi ecco, anche in questo caso un po' come nella situazione che ha portato Pellegrini a Vicenza, un po' troppo ottimismo, ecco, dei colleghi di Fava Nazionale, che hanno già dato per fatta questa operazione. Invece appunto Lecco ha sempre fatto capire che non c'era ancora accordo, ma aveva fiducia su questa possibilità alla lunga. Invece il fattore economico, che ha inciso in maniera fondamentale, pare invece aver
spinto l'equilibrio in direzione Garda. Altre cose, Galeandro è una trattativa che viene avanti da tempo, non è mai stata la priorità andare a chiuderla, ma anche perché l'Ecco su Galeandro ha fatto questo ragionamento. Si parla di un giocatore da patrimonializzare, quindi andare a prendere dall'Alessandria, che ha gravi difficoltà in questo momento. Si patrimonializza, si mette nel proprio appunto patrimonio calciatori e si cede al Gubbio. Parliamo di uno dei migliori 2000 della categoria l'anno scorso, ha fatto 9 gol, un buon numero di assist, titolare fisso nell'Alessandria, che è vero si è salvata per il rotto della cuffia ai playout col San Donato Tavarnelle, però tra lui e Nichetti, quindi gli ex Albino Leffe, sicuramente sono stati tra gli elementi in grado di dare la svolta e di comunque tenere alto il rendimento di una squadra costruita di fretta e furia e anche abbastanza male. Quindi l'Ecco va verso la definizione di questa operazione con l'Alessandria e il Gubbio, quindi questa operazione a tre, simile a quella che portò Nepi all'Ecco in modo diverso, però comunque Nepi che venne preso dalla Pro Vercelli, tant'è vero che è ancora la Pro Vercelli, e poi venne ceduto all'Ecco senza nemmeno passare da Vercelli Fermana, Vercelli Proforma e l'Ecco come destinazione con prestito oneroso da 2000 euro se non vado errato. Altre cose, Salvatore Molina, di nuovo è arrivata la proposta, l'Ecco che l'ha sempre tenuto in considerazione, centrocampista classe 92, tanta esperienza in B, ha fatto anche delle presenze in A, ultima esperienza al Monza, è svincolato, è un giocatore di cui sicuramente vi abbiamo già parlato tempo fa, un giocatore di spessore, un jolly del centrocampo, sa giocare in mezzo, sa giocare esterno, un po' un giocatore alla Lepore pur con caratteristiche diverse, però sicuramente un giocatore che per l'Ecco sarebbe super comodo. Qual è la questione? L'Ecco lo colloca sulla fascia di sinistra dove deve cedere Zambataro, quindi c'è questa situazione da andare a risolvere. Zambataro, pescare e Monopoli oggi sembrano essere quelle un po' più interessate a lui. Ilari, Lumezzane sembra essere oggi l'ipotesi un po' più credibile, anche se non siamo al dunque con Ilari che ormai è in uscita da tempo, così come Ardizzone che potrebbe finire alla Vispesaro come ben sapete. L'Ecco in entrata crociata, Zoia dell'Empoli e della Vispesaro per il centro-sinistra e la zona sinistra del centrocampo, il primo over e il secondo hunter. In uscita anche Resta e Rossi potrebbero finire negli scambi. Vicino per la porta Saracco dell'Audace Cerignola, che quindi dovrebbe aver vinto il ballottaggio tra i tanti portieri che sono stati sondati, vagliati nel corso di queste settimane. Oggi l'Ecco il secondo portiere non ce l'ha, dietro Melgrati c'è Bonadeo, chiaramente ha fatto anche solo esperienza in Serie D, quindi ha bisogno di maturare ancora un po' eventualmente prima di rientrare definitivamente nei ranghi. Su Besaggio c'è un ni, perché magari è subordinato ad altre operazioni di cui vi stiamo anche raccontando. Sul discorso Magni, come vi dicevamo già da tempo, abbiamo avuto solo conferme sul fatto che il Lecco ha aperto una sua possibile cessione. Non lo manderà via a calci, questo no, però il giocatore non è blindato, se arriva l'offerta il Lecco lo cede. Lui non sembra avere tutta questa voglia di muoversi da Lecco dopo esserci tornato lo scorso anno, quindi vorrebbe rimanere anche a fare la Serie B in quella che è stata la sua casa adottiva dai 3 mesi di vita in avanti. Quindi questo per farvi su tutte le varie notizie di mercato un po' che vi abbiamo riportato anche ieri. In giornata poi verso la serata è uscita questa notizia relativa a Sebastian De Maio, che è un giocatore in uscita dal Vicenza, che l'anno scorso l'ha dato in prestito al Modena, ha giocato pochino a dire la verità, 36 anni, si conosce, ha giocato tanto in Serie A, un bel periodo corposo all'Udinese, Bologna, Fiorentina, Genoa, Brescia, Frosinone e via dicendo. Lui appunto si è affermato col Brescia in giovane età, tanta Serie A, solo Serie A dal 2013 al 2022, poi appunto è sceso di categoria, è andato a Vicenza a gennaio,
retrocesso il Vicenza. Come ben sapete, comunque Di Maio ha giocato sempre 20 partite e un gol, è rimasto in carico alla società. Lui aveva questo contratto iniziato a gennaio 2022 con scadenza 30 giugno 2024, quindi c'è un'ultima stagione da contrattualizzato. A Modena ha trovato poco spazio, torna a Vicenza e il Lecco può chiudere per De Maio, però c'è la questione marrone aperta, o uno o l'altro. Questo è quanto abbiamo appreso lavorando insomma con le nostre fonti. È un'alternativa all'altro, però siamo a un 50-50 e quindi c'è da aspettare. Evidentemente parliamo di giocatori esperti, entrambi 33 anni marrone e 36 anni De Maio. Vediamo se sarà il primo o il secondo a chiudere la propria carriera magari, oppure a dare questo ultimo impulso a carriere comunque già mature con la maglia della Calciolecco. In discorso Riccia invece, come vi ho detto, che è un giovane, un under, è anche relativo alla sostituzione di Stanga, che del reparto di fatto è rimasto l'unico under dopo la partenza di Patrick Enrici, che ormai da tempo è andato al Taranto. Quindi questo per fare un po' un grande punto della situazione sul calciomercato. Calcio giocato invece l'amichevole Lumezzane-Lecco 1-2 a porte chiuse. Tra l'altro so che un gruppetto di tifosi blu celesti è riuscito a entrare allo stadio per 10-12 minuti poco dopo l'inizio della gara, poi è stato fatto uscire dal settore ospiti, quindi non era stato neanche ben presidiato il settore, mi vado a dire. Se sono riusciti a entrare a un cancello aperto, non c'è stata tutta questa cura nel rispetto del dispositivo, della scelta di non far entrare il pubblico. Quindi l'Eco ha vinto 2-1 sul campo del Lumezzane. Questa sfida tra professionisti, gol di Sersanti al 43esimo del primo tempo, un colpo di testa su un corner calciato dal solito Checco Lepore. Nella ripresa, a pochi minuti alla fine, a circa un quarto d'ora alla fine, il gol di Capelli, che l'anno scorso ha fatto grandissime cose col Ponte San Pietro in Serie D, quindi il pareggio del Lume. E poi nel finale il gol di Di Stefano, quasi allo scadere, a ridosso al 90esimo, il gol di Di Stefano con un tiro da fuori. Noi abbiamo scritto i 2002 al potere, appunto perché sia Sersanti che Di Stefano sono giocatori che fanno parte di questa annata, per l'appunto. Siamo quindi in questa ultima settimana di fatto di lavoro, e Lecco, se tanto mi dà tanto, inizia il lavoro sulla settimana tipo, perché a oggi vi ricordo che la realtà dice domenica 3 settembre Lecco Catanzaro Stadio Euganeo di Padova, tardo pomeriggio secondo le indiscrezioni, quindi 18:30, perché il programma dice quasi tutte le 18:30 tranne una sfida alle 20:45. Vi ricordo che la Serie B tra l'altro giocherà anche in questi giorni, giocherà un turno infrasettimanale appunto il 29 e il 30 tra l'altro, e quindi ci sarà tanto da correre, e ogni giorno che passa prende un po' meno corpo la possibilità di andare a chiedere congiuntamente il rinvio tra Lecco e Catanzaro, che ovviamente potrebbero decidere di farlo, ma ad oggi sono molto concentrate sulle proprie cose. Tra l'altro il Catanzaro un po' in polemica perché dovrà giocare a Lecce nella giornata odierna contro la Ternana, e quindi non è che sia neanche troppo concentrato, mi viene da dire, su quello che dovrebbe succedere il 3 di settembre. Però ecco, preparatevi, perché a oggi la realtà dice 230 km andare, 230 km a giocare, quindi se tutto andrà bene debutto di fatto interno il 16 di settembre, o comunque in quel fine settimana, contro la squadra X, che oggi è molto più il Brescia rispetto alla Regina. Tra l'altro un Brescia che sta aspettando veramente il 30 di agosto per far partire la propria campagna acquisti, perché ad oggi ha fatto zero, anzi rischia anche di perdere dei tasselli importanti come il capitano Bisoli. Facciamo un ultimo punto della situazione su quello che sta succedendo in Serie B, perché si è giocato e non sono mancate le sorprese. Il Pisa è andato a vincere, a fare il colpo grosso sul campo della Samp 0-2, segnato quel gran talento di Arena
Arena, che il Gubbio ha saputo valorizzare, così come ha valorizzato anche Di Stefano e magari valorizzerà per noi Galeandro nel corso della prossima stagione. Veramente a Gubbio mi dà l'idea che si lavori veramente bene con i giovani, comunque con i giocatori ancora da far affermare. Poi chiaramente Palermo X e X Spezia, che sarebbe la nostra partita rinviata, dato da definire. Venezia Cosenza 1-1, quindi il Cosenza che prosegue con questo suo ottimo rendimento, questa ottima partenza. Tutta la partita per Federico Zuccon, che direi si è preso ampiamente i galloni dal titolare in questa partenza della Serie B. Ascoli ancora battuto sul campo del Modena 1-0 con gol di Strizzolo allora di gioco. Kraja titolare, 40, che sapevate essere un obiettivo dell'Ecco per la zona dei difensori centrali, espulso, ed è la quarta espulsione in due giornate per l'Ascoli, che quindi ha molto da fare sotto aspetto caratteriale, comunque, della gestione dei cartellini. Cremonese Bari 0-1, e quindi questo big match deciso dal gol di Peppe Sibilli al giro di boa al 44esimo minuto, una vittoria importante. La Cremonese che in due partite interne ha fatto 0-0 col Catanzaro e 0-1 col Bari, quindi ripartenza da incubo per la neoretrocessa dalla Serie A, che come vi dicevo ha dei problemi interni di gestione, proprio perché non è facile retrocedere e avere tanti giocatori in carico dalla categoria superiore, tra chi ha offerte e vuole andarsene, magari la società qualcuno vuole trattenere, insomma non è facile. Parma Cittadella 2-0, Benedicac e Bernabé che in tanti si chiedono cosa ancora ci faccia in Serie B, perché già l'anno scorso ha fatto vedere lampi di classe vera. Il Sutiro che fa un bel colpo, va a vincere sul campo della Feral Pisalò con il gol di Odogwu e Mercai, un gol per tempo, quindi Bisoli si conferma con le sue vittorie all'inglese. Como Reggiana 2-2, con la Reggiana che fa la grande rimonta dopo essere stata sotto per 2-0, gol di Iannò e Cherry. Nella ripresa arrivano i gol di Pettinari e Vido su calcio di rigore al 90esimo, e quindi i cugini che non riescono ancora a vincere nonostante il super budget messo a disposizione di Ludi Wise and Co. Nessun minuto iniziale per Simone Verdi, che poi è entrato nel corso della ripresa, però ecco, questo super colpo del mercato dei Lariani non si è tramutato in anche super serata per lui e per il pubblico bianco-blu. Stasera, come vi dicevo, Catanzaro Ternana ore 20:30, il match che va a chiudere provvisoriamente il programma della seconda giornata andata del campionato di Serie B. Buona giornata a tutti e forza l'Ecco sempre.